Siracusa al village di Miano Beach, impiegando i politici, inizia la grande la stagione turistica. Quella che vedete è una località da sogno, da fare invidia alle migliori località turistiche. Quando l'alta marea, quando si verifica a Venezia, inonda il piccolo village di Miano Beach, che è conosciuto ovunque al mondo per la famosa Ocean Drive, in quanto con l'addensarsi delle nubi gli abitanti del village attendono con ansia le piogge torrenziali per incrementare il turismo d'élite, come questo turista londinese felice con il suo materassino e l'ombrellone che sorseggia un drink. Ma ad un tratto il turista londinese, dopo aver sorbito la bevanda, viene richiamato dalle urla isteriche di una donna che si affaccia dal suo balconcino blaterando con tutto e tutti per l'allagamento del suo scantinato e dal fiume torrenziale che gli ha coperto l'auto in sosta. Sogno o son desto, avrà pensato il turista londinese che, svegliandosi dalla presunta località del village di Miano Beach, si ritrova a fare conti con una località di un qualche imprecisato villaggio africano alle prese con problemi infrastrutturali. E quel mitico village di Miano Beach si trasforma inesorabilmente in villaggio Eté Indipendente du Congo Belga. Ma i cittadini del villaggio Miano imprecano i politici dell'amministrazione comunale cosiddetta Trasi e Nesci, cioè sono sempre loro, esce Garozza dentro Italia. Che sventura, dicono incolleriti gli abitanti, avere questi uomini illustri illuminati, ci accontenteremo di politici che ignorano e non ignoranti con le stellette. Vedete, cari amici del Mare Nostro, voi questi problemi non ce li avete, tutta più qualche strada intasata, qualche tombino inondato dall'acqua piovana, roba spicciola, insomma, cosa da preghiere da rosario. Ma al villaggio, caro fratello estero, siamo sofferenti, tanto che un giorno lontano faremo lo sciopero dell'acqua, sì, dell'acqua, aspettando la maga Circe che trasformi questi politici in bestie, in mandi, e solo così, con la loro sete, potremo supplire il giudizio divino.